Buongiorno, sono Federico di In Bocca al Loop. Oggi voglio introdurre l'HTML e vedere i principali tag. Qui in questo editor io posso fare delle modifiche in questa parte sinistra, e nella parte destra vedere i risultati. In una pagina HTML è sempre composta da tag. Abbiamo un tag di apertura, tag HTML, e un tag di chiusura, slash HTML. Poi dopo abbiamo una testa, una head, e un body. Quindi tag di apertura e tag di chiusura, sia per la head che per il body. Dentro a ognuna delle due parti abbiamo dei vari comandi. Ad esempio, se noi vogliamo cambiare il titolo della pagina, dobbiamo andare a modificare in page il tag title, in questo caso page title. Iniziamo a vedere alcune caratteristiche delle proprietà del tag body. Se io ad esempio volessi cambiare il colore, devo utilizzare l'attributo text, mettiamo green, poi faccio run e così il testo diventa verde. Altri attributi sono background, se voglio mettere un colore di sfondo o un'immagine, no, background per un'immagine, invece bg color per il colore di sfondo. Red, ok, e bg properties per impostare ad esempio l'immagine, se metterla, nel caso se avessi usato il tag, l'attributo background, mettere bg properties se volessi metterla centrata o ripetuta. Detto ciò, possiamo vedere altri tag. Di qua metto black, light red per avere una migliore comprensione. Ah, che strano che non facciamo niente, facciamo vuoto. Ok, il tag P serve per creare un paragrafo. Ok, se noi vogliamo possiamo decidere l'allineamento del paragrafo con l'attributo align. Diretto right. Il paragrafo viene allineato a destra. Esistono anche left e center. Ovviamente tutto il contenuto di testo tra tag P apertura e la chiusura subisce questo allineamento. Se io volessi andare a capo, devo utilizzare il tag br, che non prevede una chiusura. Run, ok, un altro tag è il tag div. Il tag div è un tag per scrivere dei paragrafi, però a differenza del tag p non introduce spazi alla fine e all'inizio del paragrafo marcato, cioè di quello che sto scrivendo. Ovviamente se non scriviamo una definizione, riprende quella di default, che in questo caso è l'allineamento a sinistra. Anche qui oltre a align possiamo definire ad esempio la width, cioè la dimensione. Io scrivo 10 pixel, ok, non succede niente. Percentuale, mettiamo se io volessi fare 50%. È chiaro che non cambia niente perché il paragrafo è molto corto. Adesso se lo faccio un po' più lungo si dovrebbe notare. Ok, se io metto 10%, no, non cambia niente. Vediamo dov'è. Strano. Vabbè, l'altro, dopo adesso ci troviamo meglio. L'altra un altro attributo che un altro attributo del tag è la dimensione del
Ah, ok, perché stavo guardando gli attributi sbagliati del tag successivo, che sarebbe l'H, che serve per creare una riga HR. HR serve per creare una riga. Io posso mettere size. La size può essere in pixel o in percentuale. Ok, posso mettere una width. Mettiamo 50%. Ok, e posso mettere anche un color. Dopodiché abbiamo il tag font. Tag font serve per cambiare le caratteristiche del carattere dentro un div o un p. Ok, quindi dentro io andrò a scrivere dentro il div, metterò il tag font aperto e chiuso e dentro vado a definire degli attributi. Ad esempio la size uguale a 3. Tolgo. Dovrebbe essere corretto, ma non succede niente. Ah, ok, ecco. Vediamo se metto le virgolette. Ok, così ho aumentato molto la size, per esempio. Se io voglio cambiare il carattere face, mettiamo che io voglio usare Verdana. Niente. Se io voglio provare a usare Courier. Ok, così è stato cambiato il tipo di carattere solo per il testo presente dentro, contenuto nel tag font aperto e chiuso. Se io invece voglio formattare il testo, cioè ad esempio aggiungere un grassetto, devo usare il tag B aperto e chiuso. Se invece voglio fare il testo in sottolineato, underlined, aperto, chiuso. Vedete? Se invece io voglio usare il corsivo, italic, ovviamente si può aggiungere anche uno stile dentro l'altro, cioè su quest'ultima parte. Sia in corsivo che in grassetto. A cosa servono le intestazioni H1, H2? Servono quando noi vogliamo scrivere intestazioni diverse nel testo, cioè abbiamo un titolo principale, lo mettiamo in H1, poi dopo abbiamo un titolo secondario, lo mettiamo in H2 e così via. Ci può aiutare per la scrittura del testo. Cioè il secondo titolo è un po' più piccolo del primo. Se io provo a usare H3, posso notare che è più piccolo. Ok, e così via. Come faccio ad aggiungere delle immagini? Se io voglio aggiungere un'immagine, devo usare il tag img source. Il percorso dell'immagine. Ovviamente non ho un'immagine presente, quindi vado gatto, prendo un'immagine di un gatto, ad esempio questa, copio indirizzo immagine, vediamo se funziona. No, sì, funziona. Quindi sono riuscito a mettere un'immagine, cioè image, source, attributo source, e metto il percorso dell'immagine. Questa è un'immagine tipo JPEG, quindi un'immagine compressa. Altri attributi ho la width, cioè se voglio ridurre ad esempio la width dell'immagine, posso mettere il 50% e si è ristretta l'immagine. Posso mettere l'allineamento o posso mettere il border. Non so, io voglio un bordo di 2 pixel. Ok, un bordo di pixel nero. Ok. Dopodiché, dopo le immagini, vediamo gli elenchi puntati. Gli elenchi possono essere numerati o puntati. Vediamo prima quelli puntati, iniziano con UL e terminano con UL, quindi sarebbe unordered list. LI,
togliere un elemento. Non c'è bisogno della chiusura, però se uno vuole la può utilizzare. Andiamo ad eseguire e qui abbiamo fatto il nostro elenco puntato ABCD. Se io invece avessi voluto creare un elenco numerato, avrei dovuto usare OL, ordered list, LI A1, LI A2, LI A3. Ovviamente questi sono dei dati che servono per fare delle prove, dopo uno può cambiare il testo a proprio piacimento. Ultima parte è quella relativa alla creazione di tabelle. Per creare una tabella bisogna utilizzare il tag table/table e dentro per creare una riga si utilizza il tag tr, table row, e td per una colonna. Okay, così definire una tabella con una riga e una colonna. E ovviamente non nessun testo. Ancora, gli metto ciao. Ok. Se io adesso voglio aggiungere un'altra colonna, td, come potete vedere, sembra che non ci sia scritto niente. Adesso provo ad aggiungere un'altra colonna, un'altra riga. Ok, ad esempio se vogliamo allineare la tabella al centro e line, così la tabella è allineata al centro. Se io voglio vedere il bordo 2 pixel. Ok, quindi adesso sono comparse le celle. Dopo esistono anche altri parametri. Altri attributi, ad esempio il cell padding, se lo vediamo subito in atto, cosa permette di fare? Di spaziare, diciamo, di aumentare il padding tra il testo e la casella. Se io invece, ultima cosa legata alle tabelle, voglio unire più celle orizzontalmente, lo posso fare usando call span. Se invece le voglio unire verticalmente, devo usare row span. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio in questo caso io voglio fare call span uguale a 2. Cosa succederà? Succederà che nella prima riga, la prima colonna occupa due colonne. Quindi non c'è più bisogno di questo. E ciao, il contenuto della prima riga, prima colonna, occupa due colonne. Se invece io voglio unire delle celle verticalmente, devo usare row span. Per vedere l'effetto, aggiungiamo una nuova riga. Ok, come si può notare, qua la colonna papà occupa due righe, quindi non c'è bisogno di aggiungere gli altri elementi, semplicemente così abbiamo fatto una tabella in cui abbiamo un call span nella prima riga e nella seconda riga un row span di 2. Ultimo tag che vediamo sull'HTML sono i collegamenti ipertestuali. Per fare un collegamento ipertestuale tra una pagina e un'altra dobbiamo usare il tag a con l'attributo href. Mettiamo il collegamento, quindi mettiamo il sito www.google.it, il testo che vogliamo che compaia, slash a. Se clicco sul collegamento dice pagina non trovata perché il collegamento è errato, bisogna aggiungere http://. Run, potete notare qua in basso a sinistra che il collegamento è giusto. Se io clicco, funziona. Ok, altri elementi che si possono aggiungere sono i moduli.
i moduli o forma. Cosa vuol dire? A cosa servono? Sono degli esempi delle caselle di testo, dei bottoni che aiutano nell'interazione con l'utente. Quindi noi dovremmo aggiungere tag form slash form e al suo interno, qua dobbiamo dare un nome al form, modulo, un metodo. Questo servirà poi per la parte successiva che vedremo più avanti, e un action dove farlo terminare, index.html. Qua dentro potremmo inserire i campi. Ad esempio, se noi vogliamo mettere una casella di testo, input name uguale nome, type text. Questa cosa permette di fare? Di creare una casella di testo, ok, in cui si può scrivere dei valori. Possiamo aggiungere anche degli altri campi legati al form, cioè se ad esempio vogliamo l'autofocus, autofocus vuol dire che viene parato il focus in automatico, ma sembra non funzionare. Possiamo utilizzare l'attributo require se richiesto nella compilazione del form. Oltre a questo abbiamo l'input type number, se ad esempio vogliamo mettere solo dei numeri. Ok, quindi qua mi fa inserire solo dei numeri, mentre qua posso inserire sia numeri che testo. Altri input type, abbiamo l'input type range. Devo scegliere un range. Se voglio scegliere un color, c'è l'input type color. Mi fa scegliere un colore sulla scala RGB. Poi posso aggiungere infine una text area per scrivere un testo un po' più lungo rispetto a quello contenuto in una casella di testo. In questo caso text area. Sì, vediamo. Eccola. Ci vuole anche il tag di chiusura. Qui un tuo commento. Ok. Poi a capo br. Non li ho mai messi. L'ultimo è l'input type button oppure submit. Sono cose diverse, nel senso che il button è un elemento che dà da definire la sua azione, mentre il submit permette l'invio del modulo. Input type button, possiamo mettere value test, quindi io posso scegliere anche il nome che compare sul bottone e se lo clicco non succede niente, mentre se clicco invia richiesta lui mi chiede il require, ad esempio, di compilare il campo che ho messo come obbligatorio. Quindi in questo video abbiamo visto un po' gli elementi di base di una pagina HTML. Questo link ve lo aggiungo al video e se avete domande fatele nei commenti del video. Buona giornata da Federico di In Bocca al Lupo.